della terza edizione del Corto Festival 030 che si svolge qui ad Argenta, a Ferrara. Anche quest'anno abbiamo avuto una numerosa partecipazione con quasi 100 corti in concorso e oggi è la serata conclusiva dove premieremo i cortometraggi vincitori. Nella prima parte invece della giornata facciamo un premio del pubblico che sono una proiezione di 6-7 corti dove il pubblico presente potrà votare e decidere il vincitore. Un cortometraggio realizzato in 48 ore, realizzato nel senso pensato, girato, montato, post prodotto. Abbiamo scelto di far vedere Fionda la nana, tutto lo scibile, tutto insomma più parti possibile, quindi informandoci su internet abbiamo trovato anche questo festival, sappiamo essere già alla terza, quarta edizione. E quindi sembrava simpatico e l'abbiamo iscritto. Noi siamo contenti di aver organizzato una rassegna di cortometraggi perché riteniamo tra l'altro che il cinema sia una delle forme d'arte di espressione più attuali del nostro secolo. Beh, diciamo che io mi muovo sempre così, cioè ho piacere di girare le cose che scrivo. Noi siamo in concorso con un cortometraggio che ha il titolo Il caso Ordero, di un fratello, la storia di due fratelli Ordero che sono due assassini genovesi che nell'arco di un tot di anni hanno ucciso un po' di persone e cercano di curarli. È costruito come un finto documentario, però è folle, è ironico, c'è dentro un po' di horror, un po' di musical, un po' di dramma familiare anche, si ride e si riflette anche un pochino. Allora, il corto che alla fine è venuto un 23 minuti ha richiesto un lavoro di una decina di giorni. Abbiamo girato in Toscana, insomma nella zona di Firenze dove abitiamo, e abbiamo fatto una grossissima parte in Calabria, dove è stato presentato per la festa del peperoncino che fanno tutti gli anni insomma in Calabria, a Diamante in particolar modo. E niente, insomma il corto è un corto un po' polemico, un corto un po' critico, di denuncia un po' delle attività, delle difficoltà che i giovani trovano oggi nell'effettuare, nel trovare insomma degli sbocchi quando hanno voglia di mettere in scena qualcosa. E niente, per adesso ha riscontrato un sacco di favori, un sacco di... è piaciuto insomma, anche stasera vediamo un po' ora come risponderà il pubblico. Bene, no, io ho girato questo corto con Valentina, è stato un corto che mi ha divertito molto, nel senso che non avevo mai partecipato, per cui per me è stata una bella esperienza. Come dicevo prima, quello che più mi ha colpito è proprio l'impegno, la dedizione, l'amore che questi ragazzi danno al cinema. Cosa dire, il soggetto Valentina me l'aveva presentato a una cena, mi aveva chiesto se volevo girare questo film, questo piccolo cortometraggio, più che altro perché scherzando, ridendo alle cene mi faceva fare le facce, no? Allora diceva, fai le facce bene, però, e abbiamo girato questo corto. Tra l'altro mille problemi perché io proprio non ho mai girato, non ho mai fatto niente né di cinema né di altre cose, per cui posso dire che sono stato veramente contento di fare questa cosa. Ah, è stata una bella esperienza, sono stati vari filmati divertenti, certi mi hanno colpito particolarmente, i due del ragazzo, quello sulla vendetta e l'ultimo. Comunque anche c'erano dei filmati interessanti, soprattutto perché facevano pensare, come il primo filmato, oppure anche quello sugli anziani che, sebbene tecnicamente non mi sia piaciuto troppo, comunque aveva dei risvolti personali che mi sono piaciuti molto. Complesso nel senso che il tempo era strettissimo, l'unica cosa difficile è stata quella, poi erano... mentre Swiss Science era un'idea che magari avevo già in testa da un po', quindi mi si è trattato di buttarla giù velocemente e finalizzarla, diciamo. Per l'altro proprio sono dovuto partire da zero e lì è stato utile avere un amico per fare un po' di brainstorming davanti a due birre la sera tardi. La parte più interessante per quanto riguarda l'aspetto della partecipazione, i filmati sono stati molto espressivi nella parte della sceneggiatura, ce n'è stato uno in particolare abbastanza
mirato e con una visione nuova mai vista prima, quindi qualcosa di nuovo c'è stato. Gli altri molto carini, molto guardabili, moltissimo soprattutto fatto in un periodo dove la gente comincia ad avere la necessità di stare assieme e verificare quanto la cultura italiana sta cominciando a dare, soprattutto da giovani come quelli che hanno prodotto questi cortometraggi.